per me non è un problema. Allora, com'è che si parla di ingegneria genetica? La Bibbia, quella che abbiamo in casa, ci dice che a un certo punto gli Elohim dicono nasce Adamo, cioè facciamo l'Adamo. E lo fanno, qui nelle traduzioni c'è scritto, a loro immagine e a loro somiglianza. A loro somiglianza è una traduzione lineare, corretta con l'ebraico. L'altra, a loro immagine, in realtà non tiene conto che lì c'è scritto con, non a loro immagine, ma con, lo tselem loro. Tselem nei dizionari di ebraico biblico curati dagli specialisti, dagli esegeti israeliti, c'è scritto che tselem è quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine. E che derivando dal verbo tsalam è stato tagliato fuori. Allora, nella Bibbia c'è scritto che l'Adam è stato fatto a somiglianza degli Elohim usando quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine degli Elohim e che è stato tagliato fuori. Ora, se questa cosa non fosse scritta nella Bibbia, non avremmo nessuna difficoltà a capire di che cosa si tratta. Siccome è scritta nella Bibbia, si parte dal presupposto che non può essere vero, io faccio finta che sia vero, tenendo presente che anche l'esegesi ebraica dice, lo sappiamo da sempre, che la Bibbia parla di ingegneria genetica. Quindi noi siamo stati fatti, non noi, l'Adam è stato fatto con quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine degli Elohim. Ma la cosa interessante che potete cogliere, leggendo le Bibbie che avete in casa, si dice che l'Adam è stato fatto nel paradiso terrestre, ma le Bibbie non dicono cos'è. Le Bibbie dicono che hanno fatto l'Adam, poi prendono l'Adam e lo mettono nel Gan Eden. Cioè non l'hanno fatto nel Gan Eden, l'hanno fatto da un'altra parte, che purtroppo la Bibbia non ci dice qual è. E quindi non facciamo ipotesi. L'altra curiosità, e che si coglie immediatamente, è questa: che hanno fatto solo il maschio. E che il maschio è rimasto solo per lungo tempo. Tant'è che c'è scritto che poi gli hanno dato, perché lui doveva lavorare in quel giardino, gli hanno dato quindi animali, alberi, eccetera, eccetera. E poi dopo, ad un certo punto, si sono accorti che la compagnia, il termine molto vago, comunque la compagnia, l'aiuto, il termine ebraico indica precisamente il ciò che ti sta di fronte, per la compagnia degli animali, per l'Adam, cioè per il maschio, non era sufficiente, e allora decidono di fargli la femmina. Come dire, hanno provato un po' di pietà per questo maschietto e quindi hanno deciso di fargli la femmina. E come gliela fanno? Gliela fanno anche qui con una descrizione. Io ho difficoltà a pensare che sia inventata, perché non avrebbe alcun senso se si dovesse attribuire a Dio un atto del genere. Addormentano l'Adam di un sonno profondissimo. Gli prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, quella che viene normalmente tradotto con costola. Poi chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo, e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. Questo è scritto nelle Bibbie che avete in casa. Beh, senza questa nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto che ha preso una costola. Io gli ho fatto la precisazione in più sul significato esatto dei termini ebraici relativi a quel passo lì. Allora, anche qui, quelli che si occupano di prelievo di cellule staminali sanno che vengono prelevate, che sono quelle polivalenti, che sono quelle che sono usate sia in terapia sia per gli esperimenti di clonazione, vengono prelevate o dalla cresta iliaca o dalle costole, cioè quindi da una parte laterale ricurva. Quindi è un intervento fatto sotto anestesia, che richiede una ricucitura, quindi pensiamo a Dio che è costretto a fare, quando Dio potrebbe fare così e viene fuori la femmina. E è costretto a fare tutto questo. E la Bibbia lo descrive chiaramente. Allora, anche come glielo dico.
Ah, sono io che faccio pasticci, non glielo io. Metto in tasca? Ah, fantastico. Grazie. Allora, di nuovo, se questa cosa qui fosse scritta da un'altra parte e facesse parte della letteratura che ha accompagnato la produzione della precolonazione sulla clonazione, nessuno avrebbe difficoltà a capire di che cosa si tratta. Siccome è scritto nella Bibbia, non deve essere vero. Io faccio finta che sia vero. Poi, finita la serata, finisce la favola e ognuno torna a pensare quello che pensava prima. Allora, il fatto è che anche loro dicono, la Bibbia parla di ingegneria genetica. Perché questo è abbastanza evidente, perché quello non è l'unico evento. Perché poi quando Adamo ed Eva devono fare un figlio, siccome Eva era stata prodotta in questo modo qui, la cosa che non è purtroppo evidentissima, perché la Bibbia non è così completa come ci piacerebbe che fosse, è piena di vuoti. Ma la cosa che appare chiara, più la leggo più me ne convinco, è che Adamo ed Eva fossero sterili, cioè non potessero riprodurre. Non so se per volontà o per effetto di questo prodotto di clonazione. Tant'è che per fare il primo figlio, dice Eva, in sostanza ringrazia l'Elohim perché dice ho avuto un figlio grazie all'Elohim. Quindi vuol dire che probabilmente per fare il primo figlio è stato necessario un intervento. Questo primo figlio si chiama Caino, si chiamava Caino. Poi ne fanno un secondo che si chiamava Abele, per dei motivi che se poi abbiamo tempo proviamo ad analizzare, Caino uccide Abele. E quando Caino uccide Abele, Caino non è che venga punito, viene semplicemente allontanato. E lui dice, ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma se c'erano Adamo ed Eva, Caino e Abele, Abele era già morto, chi è sto chiunque? È ovvio. Era pieno di gente attorno, era pieno di Homo sapiens, che sono quelli che la Bibbia ci racconta che hanno sempre fatto. Perché nell'altro passo, nell'altro racconto della creazione, c'è scritto che fanno l'uomo e gli dice andate e moltiplicatevi. Quindi quegli altri che avevano fatto si potevano moltiplicare come? Adamo ed Eva, che erano invece stati fatti apposta per il Gan Eden, non si dovevano moltiplicare, cioè dovevano rimanere sotto il totale controllo loro. Quando loro scoprono, grazie all'intervento di un Elohim, che possono diventare fertili, vengono allontanati. Cioè il capo del Gan Eden, che non voleva che questo avvenisse, li caccia. E Adamo. Non era, scusi, non era, questo qua lo dice anche Zaccaria Sitch, non era Elil che aveva ordinato al fratello Enki di fare una coppia maschio. Allora, qui bisogna chiarire per chi non conosce i riferimenti che lei ha citato. Allora, c'è questo traduttore, Zaccaria Sitchin, che traduce, ha tradotto, secondo alcuni non ha tradotto, ha copiato le traduzioni, ma non è, cioè, ha copiato le traduzioni vuol dire che anche altri hanno tradotto così, quindi sarebbe un'ulteriore conferma, ma non ha importanza. Questo racconto qui di Adamo ed Eva in realtà non è una produzione originale come il racconto della non creazione, un prodotto originale degli autori biblici, ma è un prodotto, quindi un racconto che loro hanno ricavato riadattandolo da racconti molto più antichi delle tavolette sumero-accadiche, dove si dice che appunto tra quelli che lì si chiamano Anunna o Anunnaki c'erano i due capi, due fratelli, figli di uno che si chiamava Anu, che nelle tavolette ha in sumero accadico esattamente lo stesso significato di Elion, quello che sta in alto, quello che sta sopra, i due figli che erano Enki e Enlil, di cui Enlil più importante di Enki. Allora decidono, in sostanza, questi qui erano qui, lavoravano, avevano i loro sottoposti che lavoravano moltissimo. Vi sto raccontando cose che derivano non soltanto dalle traduzioni di Sitchin, come ha citato il Signore, che
ma dalle traduzioni dei sumerologi accademici, quindi Pettinato, Römer, Kramer, Van Zijck, eccetera, eccetera. E quelli che lavoravano di loro erano sottoposti a corvée durissime e a un certo punto si ribellano. Si ribellano e i due capi, Enlil e Enkiri, rischiano di venire uccisi in questa rivolta. Allora dicono: dobbiamo prendere provvedimenti. Dobbiamo trovare qualcuno che lavori per noi. Enki, uno dei due, quello dei due fratelli che si occupava di queste cose qui, assieme alla quella che potremmo definire dottoressa biologa Ninhur Shag, dice: ma in realtà, dice lui, su questa terra c'è già chi può lavorare per noi, basta che gli mettiamo dentro un nostro pezzettino. La Bibbia ha ridotto tutto al fatto che gli Elohim dicono: facciamo l'Adam, e lo fanno con il loro Tselem, cioè il loro pezzettino, ma il racconto è lo stesso. Allora ci mettono dentro questo loro pezzettino, e a provvedere a questo è Enki. Enki era anche, quindi, diciamo, siccome era il formatore, il fabbricatore di questo gruppo, come dire, si sentiva più legato a questo gruppo, mentre Enlil li voleva trattenere esattamente soltanto come lavoratori e basta. Allora, nella Bibbia, quando si dice che nel giardino dell'Eden a un certo punto compare il serpente che fa compiere, per così dire, il cosiddetto peccato originale, nel nuovo libro nel nuovo libro ipotizzo che cosa è l'albero della vita. Allora, la raffigurazione del serpente è, per quanto riguarda il parallelismo con le tavolette sumero-accadiche, il racconto esatto nel contrasto tra i due fratelli. Quindi Enki sarebbe il serpente biblico, che è quello che, amando queste sue creature, gli ha dato la possibilità di riprodursi. Il capo Enlil, che stava sopra Enki, quando ha capito questo li ha allontanati. Li ha allontanati e dicendo ad Adamo: adesso, se vorrai mangiare, dovrai lavorare duramente il suolo e ricavarti tu il cibo, perché è chiaro che finché stavano dentro il Gan Eden, Gan Eden vuol dire giardino recintato e protetto posto in Eden, che era un po' il loro centro di comando, finché stavano lì non avevano problemi di cibo, perché stavano dentro quel laboratorio sperimentale, così come descritto dalla Bibbia. È chiaro che, cacciato fuori di lì, Adamo deve darsi da fare. E ad Eva dice: adesso capirai che fare figli fa male. Ma non è una condanna, è quella che il biblista israelita Amos Luzzatto definisce una sentenza post eventum. Cioè, avete voluto prendere questa decisione? Benissimo, ne vivrete tutte le conseguenze. Ma ricordatevi che adesso che avete acquisito questa libertà comporta anche tutta una serie di aspetti negativi. Dice questo biblista Amos Luzzatto, sapete, lì la dottrina dice: l'uomo in quel momento ha cominciato a conoscere che cosa è bene e che cosa è male. Intanto non è l'uomo, perché l'uomo esisteva da molto prima, è quella razza lì. Quindi, quando anche Adamo ed Eva avessero commesso un peccato originale, non l'hanno trasmesso all'umanità. Quindi non siamo macchiati da niente. Quando anche l'avessero commesso, ma non hanno commesso nessun peccato originale. Semplicemente hanno acquisito la possibilità di riprodursi, che non piaceva al capo, ma quello non è un peccato originale. Tant'è che, appunto, anche Amos Luzzatto dice: non esiste peccato originale. Allora, dice: il termine ebraico che indica male, ra, non ha nulla a che vedere con il concetto del male, quello a cui ci hanno abituati. Ma dice testualmente, dice testualmente perché l'ha detto in un convegno biblico all'Ateneo Veneto nel dicembre del 2009, di cui ho per fortuna conservato ancora il DVD, quindi con lui che lo dice, si riferisce alla fisiopatologia del corpo umano. Cioè, in quel momento, quando li cacciano, dice: adesso capirete cosa vuol dire stare male fisicamente, perché finché stavano lì, evidentemente c'era un qualcosa che faceva sì che non stessero male. Prego.